Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Centro Studi Giancarlo Barbadoro. In questo appuntamento vogliamo parlarvi di una iniziativa che abbiamo chiamato Nuovo Rinascimento Ecospirituale. È un nome molto ambizioso, ma anche gli intenti sono molto ambiziosi. Ne parliamo con il Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, che vi vado già subito a presentare. Abbiamo Massimo Centini, scrittore e antropologo, benvenuto. Grazie. Guido Barosio, giornalista, direttore di Torino Magazine. Ciao Guido. Ciao a tutti, buona serata. Anna Maria Bonavoglia, scrittrice. Ciao Anna Maria. Ciao, buona serata a tutti. Antonello Micali, giornalista, direttore del Risveglio. Buonasera a Ciao. tutti. Ciao Antonello, e Enrico Morriconi, medico veterinario garante diritti animali Regione Piemonte. Ciao Enrico. Non ti sentiamo perché devi attaccare il microfono, ma abbiamo capito che hai Mamma mia, salutato. saluti. E Buonasera a poi, tutti. ciao, e poi abbiamo Gino Steiner Strippoli, giornalista. Buonasera a tutti. Allora, non voglio portare via troppo tempo perché, come vedrete, gli argomenti dei nostri relatori sono molto molto interessanti, però una introduzione è doverosa. L'intento di questo progetto è creare un movimento culturale e di opinione, apolitico, apartitico, aconfessionale, che possa introdurre il tema dell'ecospiritualità. In realtà, la gestazione di questo movimento è iniziata già più di 20 anni fa. È iniziata grazie a Giancarlo Barbadoro, che è l'ispiratore di questo movimento, proprio quando ha fondato la Eco Spirituality Foundation e ha coniato questo termine, insieme a rappresentanti di nazioni native di tutti i continenti, con cui aveva lavorato all'ONU, appunto. E l'Eco Spirituality Foundation, infatti, è un'organizzazione in stato consultivo con l'ONU. Ma Giancarlo purtroppo è scomparso nel 2019, anche se ci ha lasciato una eredità intellettuale immensa. E proprio prendendo spunto da questa filosofia, la filosofia ecospirituale, questo movimento intende dar vita a una corrente filosofica non basata sull'antropocentrismo, una corrente che possa sollecitare a dare rispetto alla natura, a tutti i suoi figli, quindi anche alle altre specie, che possa stimolare un dialogo costruttivo e rispettoso anche con persone che la pensano diversamente da noi, che possa accendere una cultura senza limiti, senza schieramenti, senza barriere ideologiche. Ecco, noi vediamo un mondo nuovo che si affaccia a questo movimento. Questo movimento si affaccia su un mondo nuovo. E abbiamo anche stilato un manifesto i cui principi definiscono quelli che ci animano e che potete leggere nel sito del www.rinascimentoecospirituale.eu, che vedete in sovraimpressione. Ecco, diciamo che le persone che sono qua con me a presentare questo movimento esprimono molto bene questo tipo di esempio, perché sono persone, il Collegio dei Saggi è formato da persone che arrivano da mondi diversi, tutto sommato, però rappresentano, e qua cito Barosio, Guido Barosio, perché mi è piaciuta questa frase, rappresentano un confronto tra menti che non accettano vincoli e confini. Bellissima frase, mi è piaciuta tantissimo e l'ho fatta mia. Brava. Ecco. Quindi ognuno di loro parlerà di questo movimento da prospettive diverse, ma unite da un filo conduttore unico.